Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ben trovato sindaco. Stavo proprio accennando su questa immagine che è stata data a livello nazionale di Palermo che faceva le arrustute sopra le terrazze che a me fa sorridere soltanto perché spingere su questa immagine di Palermo quando la stragrande maggioranza dei palermitani hanno rispettato le ordinanze, no? Ma io credo che si possa affermare, l'ho appena affermato anche una trasmissione RAI, si possa affermare che Palermo è tra le città d'Italia quella che forse di più ha rispettato i divieti e la salute. Questa è la ragione per la quale esprimo apprezzamento a tutti i palermitani che stanno contribuendo ad evitare che possa accadere l'irreparabile nella nostra città. Voglio anche ringraziare i cittadini dello Sperone che sono stati loro stessi a segnalarmi quello che stava accadendo e io ho prontamente informato le forze dell'ordine. È come se i palermitani si fossero fatti droni da sé, cioè avessero in qualche modo contribuito all'impegno molto forte che si sta dispiegando da parte della Polizia Municipale, che voglio ringraziare, e delle forze dell'ordine che voglio ringraziare. Sindaco, ci può aggiornare sulla situazione degli aiuti? Perché noi abbiamo fatto un collegamento intanto con il COC dove si stava svolgendo, abbiamo parlato anche con Fabio Corsini che ci ha dato un attimo il quadro, abbiamo fatto vedere come materialmente i volontari stanno adoperandosi. Qual è la situazione? Perché purtroppo, devo dirle, denunciare, che arrivano tantissime richieste, ma proprio centinaia e centinaia. Devo dire che arrivino richieste è normale, ma devo anche dire che vengono normalmente tutte, ripeto tutte, evase. Non c'è nessuno che in questi giorni sia rimasto solo. Abbiamo distribuito migliaia e migliaia di pacchi di spesa, devo dire grazie al sostegno e alla collaborazione da parte del terzo settore, dei banchi alimentari. Io credo che si possa affermare veramente che si è manifestato tanto il volto generoso dei volontari quanto il cuore di questa città, con contributi che arrivano da tutte le parti. E io credo che oggi, se qualcuno ha bisogno, sicuramente il suo bisogno verrà esaurito. E questo sindaco, lo posso affermare con grande convinzione, perché seguo ovviamente minuto per minuto quello che sta accadendo. Peraltro devo dire che sono già stati inviati oltre 2.000 buoni per possono essere utilizzati. Senta, a proposito dei buoni, sindaco, le leggo questo post. Buongiorno, sono Massimiliano da Palermo. Ieri mi hanno attivato i buoni spesa, ma non specificano il valore e quali sono gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa. Come fare per saperlo? Grazie, buongiorno. Basta recarsi in uno dei servizi commerciali indicati nel sito del Comune di Palermo, che sono pubblicati, e recarsi lì, e il supermercato ha il lettore, può fornire esattamente la cifra che è disponibile. Peraltro devo dire che quelli che hanno già avuto la settimana passata avranno in giornata anche l'accreditamento della settimana attuale. Bene. Senta questa telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto. Buongiorno, pronto? Con chi parliamo? Da dove ci chiama? Pronto. La sentiamo benissimo, con chi parliamo? Buongiorno, sono Baldassare da Palermo. Prego. Buongiorno. Prego, prego. Da Palermo. Ascolti, volevo chiedere al signor sindaco quello che ha detto poc'anzi. Intanto buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Non è così, perché stamattina ho girato 3 supermercati avendo il codice per fare la spesa e mi hanno detto che non hanno nessun codice per poter aiutare per fare la spesa, perché non gli è stato mandato nessuna email per fare il codice. Guardi, lei deve controllare sul sito del comune i supermercati che svolgono questo servizio. Basta accedere al sito del comune, è semplicissimo. Bene. Allora, andate sul sito del comune, quello che sta dicendo il sindaco, così avete la possibilità di risolvere. Allora, vediamo un altro ad Orlando, chieda di dare a chi monoreddito 700 euro al mese, o almeno abbiamo speranze in qualcosa, considerate le domande bocciate. In futuro prendiamo che la disoccupazione venga trattata come un cancro. Vabbè, questo insomma... allora, c'è la possibilità di altri aiuti, perché allora ci sono tante persone che lei sa benissimo che non sono registrate o che lavoravano in nero, tutta sta roba di qua, mica li possiamo far morire, sindaco. No, ma tutti costoro, attenzione,
Noi stiamo parlando di sostegno alimentare e beni di prima necessità. E questo noi non possiamo consentire che qualcuno non abbia di che mangiare, non abbia di che rifornirsi dei beni di prima necessità, dal sapone al detersivo, piuttosto che a quello che serve per l'igiene personale e domestica. Questo è il senso di questo intervento ed è un intervento che è stato dispiegato e sta funzionando. Altra cosa è il problema sociale complessivo rispetto al quale abbiamo proposto che si possa estendere il reddito di cittadinanza a soggetti anche che fino adesso non l'hanno avuto, perché sta funzionando il reddito di cittadinanza e possano accelerarsi le procedure per ottenimento da parte dello Stato di questo reddito di cittadinanza, che a mio avviso dovrebbe durare un tempo, un anno, 2 anni, 3 anni, per consentire di trovare lavoro, per consentire di fare una formazione professionale, per cambiare lavoro, per avere una nuova professionalità. E al termine di questo, comunque, deve essere a tutti garantito la medicina e il mangiare e i beni di prima necessità. Questa è la richiesta forte che abbiamo fatto, che adesso si accompagna a una possibilità di estensione da parte dello Stato di un reddito di sopravvivenza, di sussistenza o di emergenza, che è stato peraltro anche richiesto a tutti i paesi del mondo da Papa Francesco in occasione della Santa Pasqua, quando ha detto che occorre una sorta di reddito universale che possa essere consentito a tutti di avere non soltanto di che mangiare e non soltanto di avere i beni di necessità, ma anche quello che serve per un'esistenza Sindaco, di. abbiamo sentito il sindaco di Caltanissetta che ha alzato la voce anche lui, dicendo proprio che l'ANCI sta cercando di muovere una battaglia, di ottenere degli aiuti, che siano consistenti dal governo, cosa che in questo momento sembra, non ci siano. Io voglio esprimere al sindaco di Caltanissetta la mia solidarietà perché è stato oggetto anche lui, noi sindaci lo siamo continuamente, oggetto di minacce che certamente si riferiscono a individui isolati che probabilmente non comprendono anche la difficoltà di un sindaco di potersi fare carico della salute e della sopravvivenza di persone che in passato, o fino a 2 mesi fa, vivevano anche grazie al lavoro che facevano, un lavoro legato al turismo, un lavoro legato allo sport. Ormai con le palestre chiuse gli istruttori di sport non hanno più cosa Abbiamo fare. qualche minuto ancora perché poi va a lavorare. Io purtroppo devo essere così, Sindaco, le chiedo Noi perdono. come ANCI Pronto? siamo impegnati fortissimamente. L'ANCI Sicilia ha assunto un'interlocuzione diretta con il Presidente del Consiglio Conte e con i ministri competenti. L'ANCI nazionale sta dispiegando un'azione molto forte e proprio oggi pomeriggio avevo un incontro di tutti i presidenti delle ANCI regionali assieme con il presidente De Ecco. Caro, il presidente dell'ANCI nazionale, per chiedere allo Stato un intervento straordinario di risorse, ma anche al tempo stesso di togliere ai comuni una serie di lacci e lacciuoli che sono stati posti dalla legge nazionale. Come per Occorre esempio lo rispondere. sblocco del patto di stabilità, no, quello basterebbe una firma, Esattamente, il patto una di stabilità firma. europea, che poi è diventato patto di stabilità in Italia, per cui i comuni hanno soldi, è un Che paradosso, non possono usare. che non Ecco, possono spendere. Chiediamo che venga bisogna dirlo tolto. alla gente perché purtroppo poi addossano al sindaco tutte le cose, no? Bisogna dirlo Ma che c'è un è blocco. giusto che sia così, perché fin tanto che ci si rivolge al sindaco, anche magari in maniera forte, in maniera anche carica di tensione, è segno che c'è fiducia nelle istituzioni. Sindaco, arrivano Io una avrei serie. paura il giorno in cui nessuno si rivolgesse ai sindaci. Io considero le proteste e le critiche una conferma dell'importanza dei sindaci. Ecco, sentiamo questa telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Ecco il Buongiorno sindaco. sindaco, io chiamo da Palermo, dallo Zen. Buongiorno signora, buongiorno. Guarda, qua di quando è il discorso di coronavirus, ci sono case popolari che sono chiuse perché assegnatari di queste case hanno proprietà che non li controlla mai nessuno, nessuno. E poi ci sono tante case che si vendono in nero e vengono tutti i mafiosi a gestire tutte le case. E mia Ecco. figlia, ma tanti come mia figlia, abitano nelle case che pagano affitto. Senza reddito, vanno a nero a lavorare con i bambini che piangono in casa.
Grazie. Quando finisce questa vendita in nero e questa vendita che l'istituto non fa niente? Grazie, grazie sindaco. Questo è il vero volto di Palermo, la ringrazio, di persone, di cittadini che rivendicano l'applicazione della legalità e del diritto. Gli immobili dello ZEN sono dell'Istituto Autonomo Case Popolari e la sollecitazione della signora e anche la mia nei confronti di questo istituto che dipende dalla regione, che possa in qualche modo mettere in ordine tutta una serie di condizioni che sicuramente sono condizioni che devono essere eliminate, che possono alimentare anche soggetti contro i quali la signora e io con lei e con più forza se possibile di lei voglio denunciare, perché è chiaro che tutti questi episodi sono episodi di cattivo rispetto per gli altri. Le forze aumenteremo i controlli, sindaco, aumenteremo i controlli. Assolutamente, i controlli devono essere fatti dall'ente proprietario che è l'Istituto Autonomo Case Popolari. Io ancora una volta tornerò a sollecitare da parte dell'IACP un controllo per evitare che ci sia questo spreco, uso questa espressione, di alloggi che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha bisogno e vengono invece utilizzati, o meglio, non utilizzati da chi non ha bisogno. Senta, qui mi arriva un post che dice, un po' bruttino questo post, eh? Buongiorno, bruttino nel senso che è un po' delicato, delicato più che altro. Buongiorno, io ad oggi non ho ricevuto nessun messaggio, ho fatto tutta la pratica, ho firmato l'autocertificazione, ad oggi ancora nulla, ho tre figli e lavoro in nero, ad oggi ho terminato i miei fondi, cosa devo fare? Non so come fare, vediamo un attimo, altrimenti sarò costretto ad infrangere la legge visto che sono 50 giorni che sto a casa e fra qualche giorno dovrò pagare l'affitto di casa. Come pagare la casa, come mangiare, mi trovo costretto a fare qualche cosa, vabbè, non è questo. Forse così avrò di che mangiare e come pagare l'affitto. Sindaco, questo è un grido d'aiuto, eh? Assolutamente sì, la domanda ovviamente che devo porre è se ha fatto tutto e se ha ricevuto un riscontro rispetto a quello che ha fatto. Se ha presentato la domanda evidentemente starà ricevendo la risposta, perché noi abbiamo già esitato positivamente oltre 2000 di queste pratiche, stiamo esaminando le altre, evidentemente se nelle condizioni che afferma ha diritto ad avere quello che gli spetta, non soltanto per questa settimana ma anche per la settimana passata, se ha fatto la domanda per la settimana passata. Sta lavorando naturalmente un grande folto di associazioni, di volontari, li abbiamo visti perché li abbiamo documentati in diretta proprio qualche giorno fa. E è proprio a quella struttura di protezione civile alla quale anche il cittadino, il concittadino che poco prima ha parlato si può rivolgere telefonicamente per poter avere informazioni rispetto alla propria pratica, ma ripeto, noi stiamo esaminando tutte le pratiche che sono state presentate e tutte quelle che sono in regola, cioè che rispondono a quei requisiti di bisogno reale, sono state in larga parte e saranno certamente esitate. Allora, guardi l'onestà dei suoi cittadini anche, poco fa ho letto quel post, adesso mi riscrive e mi dice ho avuto la risposta positiva che la pratica è andata a buon fine, quindi questa è la dimostrazione. Come vede, io ho dato una risposta di carattere generale, ma ero purtroppo sono tante. Ero convinto che fosse così, cioè guardi che questo sistema sta funzionando, grazie ovviamente alla collaborazione degli interessati, quali devono curare di indicare tutti gli elementi, perché in mancanza di questi elementi gli va richiesto di integrare, dopodiché loro integrano e si perde del tempo in danno certamente. Un'ultima telefonata, sindaco, ultima e poi la lasciamo perché sappiamo del grande lavoro che deve fare anche quest'oggi. Pronto, chi è in linea? È pronto, buongiorno, io sono la signora Giovanna, mamma di 5 bimbi, sono sotto reddito di 500 euro, mi hanno fatto fare il buono questo della spesa la prima settimana proprio che è uscita, ma niente, non ci hanno calcolati. Noi siamo chiusi in casa, non usciamo, non abbiamo arrostito, però abbiamo bisogno di aiuto perché i miei bimbi devono mangiare. Scusi signora, sono tutti piccolini. Lei ha fatto la domanda? Sì, l'ho fatta proprio la prima settimana che avete messo questa domandina, l'ho fatta, ma niente, non ci calcolano. Guardi, se lei ha diritto, le hanno chiesto di integrare la documentazione? Sì, mi hanno chiesto di mettere quanto prendo di reddito, io l'ho messo pure, io ho 5 bimbi piccoli, i bimbi hanno fame, io cosa devo fare? Questo spiega
il perché, a differenza di altri, riceverà, perché riceverà sicuramente la conferma, e se non l'ha già ricevuta, probabilmente controllando scoprirà che l'ha già ricevuta come precedente concittadino. Beh, è chiaro che coloro che l'hanno presentata tutta completa fin dall'inizio hanno già i buoni, per la settimana passata e per questa, l'avrà anche lei, ma l'avrà col tempo nascente dal fatto che lei ha una risposta, la documentazione incompleta e l'ha completata successivamente. Perché non è che possiamo dire ai bambini di aspettare che devono mangiare, signor sindaco? La prego di credere però che noi stiamo agendo col massimo di celerità, ma se la domanda è incompleta dobbiamo chiedere la integrazione. Certo. Il fatto che lei abbia avuto la richiesta di integrazione è segno che ogni caso è esaminato con tutta la cura possibile e viene informato direttamente l'interessato a bene. Completare laddove non avesse fatto completa la documentazione. Va bene, grazie. Intanto ai telespettatori, grazie. Ci scusiamo con tutti quelli, sono veramente tantissimi quelli che vorrebbero parlare con il sindaco, però il sindaco avete visto che è disponibile, addirittura ci chiama lui, questo lo devo certificare. Sì, eravate occupati, ho chiamato ed occupati. Grazie sindaco, eppure il sindaco trova occupato. A domani, grazie sindaco, buona giornata, grazie.